falso allarme per gli appassionati. E maledette piogge, si potrebbe dire. Precipitazioni dell'ultima ora sommate a temperature elevate non hanno consentito il via anticipato alla stagione sciistica sulla pista del Falorria a Cortina d'Ampezzo. La Perla delle Dolomiti si unisce così al coro, per così dire, di altre località montane venete che apriranno le loro schiere il prossimo 1° dicembre. Si riattivano in quella data gli impianti delle zone di Arabba, del Civetta, Alto Cadore e parzialmente di Falcade con Margherita. Si prendono un giorno in più le piste del comprensorio sciistico del Monte Avena, disponibili dal 2 dicembre. Nel fine settimana successivo, approfittando del ponte dell'Immacolata, Misurina si ripresenta con diverse novità per Col de Varda, con la pista di fondo a due anelli 5E e la pista Loita con lo Snow Park ed una nuova area specifica per gli allenamenti di slalom per gli sci club. Riapertura sempre l'8 dicembre anche per la schiarea Alpe del Nevegal e per gli impianti di Ponte Sant'Ambrogio nel comprensorio della Marmolada. A ridosso di Natale apre invece la nuovissima pista a campo di Padova Valcomelico, una pista blu semplice, ideale per le famiglie, di quasi 5 km di estensione. Qualche altra curiosità. Ad Arabba stanno allargando la pista a rientro per rendere la discesa più agevole a tutti. Nel Civetta è pronta una nuova pista buona anche per i principianti, da Santa Maria della Grazia a Caprile. Ad Alleghe invece è il paradiso del freestyle, con la possibilità di provare gratuitamente il Big Air Bag, un enorme materasso ad aria a fianco della pista baby ai piani di Pezzè. A Zoldo invece raddoppiano le piste di border cross sulla pista grava, sempre per i bimbi. A Falcade, Passo San Pellegrino, è stato invece ampliato il parco divertimenti sulla neve Kids Paradise.